Di, di oggi è proprio I primi pellegrini, parleremo dei primi pellegrini. La nostra ospite si chiama Draga Vidovic, Draga, benvenuta. Sì, grazie per l'invito. Lei si chiama Draga Vidovic, però il cognome era Ivankovic, vero? Sì, sì comunque io, eh, mio cognome da ragazza era Ivankovic, come Vizca Vegente, come Ivanka, eh, come la mamma di Mirjana. Però noi quando ci sposiamo prendiamo cognome di marito. Ecco, e questa è una tradizione croata in molti paesi dove la, la donna quando si sposa cambia cognome. Quindi lei è nata proprio nella zona di, di Biacovici, lì si chiamava Ivankovic come molte persone di questa propria zona dove è tutto è iniziato. E mi sembra che è anche imparentata con alcuni di loro. Eh? Sì, sì, comunque più vicino parente è Ivanka, suo nonno e mio papà sono fratelli. Ecco, anche con uh, Ivan, la nonna di Ivan, eh, la mia nonna sono sorelle. Ecco, allora comunque per, con Maria le case sono attaccate. Maria era la mia amica più intima, eh, però non siamo parenti. E siete più o meno co coetanei. tani? Sì, comunque io avevo 15 anni quando le apparizioni sono iniziate, più o meno stessa età come i veggenti. La mia diciamo, l'età di una veggente che aveva 15 anni era Ivanka Mirjana aveva 16 Vizca 17 Ivan 16, Maria 16 solo Jacopo aveva 10 anni dove si trovava lei proprio quando è tutto iniziato? io ero nella mia casa perché come era San Giovanni Battista onomastico di mio fratello come non si doveva lavorare nei campi allora di solito noi Uh, facciamo una piccola festa, la mia sorella più grande ha fatto una torta e allora così si invitano diciamo, le persone, i giovani, allora eravamo nella nostra casa e quando uh, mio fratello Ivan Giovanni era fuori per la strada e passavano Mirjana e Ivanka e lui li aveva invitati per mangiare la torta, ha detto venite sopra, ci sono le altre ragazze che sono sopra e loro hanno detto adesso noi prima andiamo a fare una passeggiata perché come Mirjana e Ivanka sono venute Mirjana da Sarajevo perché abitava lì Ivanka da Mostar allora due ragazze della città che non si erano viste per un anno volevano fare questa passeggiata a parlare delle cose di cui parlano i ragazzi di quella certa età allora loro hanno detto mio fratello prima andiamo a fare passeggiata e dopo veniamo Buongiorno. a trovarmi e allora loro, quando hanno visto la Madonna, sono venuti proprio a casa nostra perché di solito, quando c'è qualcosa bello o, o non bello, dire a qualcuno di solito si va dove ci sono più persone. E così loro sono venute prima nella nostra casa. Ecco, quindi sono venute con, nella vostra casa a condividere con, con voi. Tutto quello che è successo. Sì, sì, certo. E lei hanno... stava proprio in quel momento. Sì, lì. sì, 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 io sono stata certo perché noi si è vissuto nel paese comunista perché, in quel periodo era jugoslavia, noi eravamo credenti, eravamo fedeli, si andava in chiesa, si pregava, però eh, poche persone sapevano di un'altra un apparizione. Io mi ricordo in alcune case vecchie vedevo sul muro una immagine. Una bambina inginocchiata davanti alla Madonna, era la Bernadetta di Lourdes. Però noi non si sapeva cosa significa questo diciamo, quadro, allora forse la gente che ha vissuto nelle città, diciamo, tipo Zagabria, Spalato, loro conoscevano le apparizioni di Lourdes, però noi diciamo. In paese, pochi. diciamo meno istruiti su, Meno, su perché come si lavorava tanto nei campi, noi, non è che noi si leggevamo Si pregava, tanto. si andava in chiesa, però sì, sì, altre cose... non si aveva tanto tanto tempo per leggere i giornali, diciamo, cattolici. Ma questo momento, ad esempio, quando le ragazze sono arrivate, a noi è apparsa la Madonna. Sì. Se, se, se lei si ricorda, com'era uh -huh. per voi questa cosa? È uno shock? È una cosa... Certo, uh, uno una cosa nuova. Come Mirjana, quando parla, dice, prima non lo sapevo che questo può succedere, adesso so, hai capito? Per questo noi si conosceva i ragazzi, che... Non si poteva inventare una cosa del genere, noi eravamo sicuri che loro hanno visto qualcuno, perché con nome di Dio non si poteva fare un scherzo, però nessuno credeva subito che poteva apparire la Madonna. E quindi non era facile questa cosa... Ma certo, certo. Comprendere. Sì, sì. E poi come, come dopo passavano queste giornate? Uh, sicuramente è, è rimasto questa uh, cosa molto... Comunque uh, noi diciamo subito le mamme, io dico più le mamme perché maggior parte dei padri in quel periodo erano in Germania. Allora come in quel periodo... C'erano le tensioni politiche in Jugoslavia perché nell'anno 80, un anno prima, era morto Tito, che era presidente della Jugoslavia, e nell'anno 81, in primavera, pochi mesi prima delle apparizioni, sono cominciati i problemi di Kosovo perché Kosovo era una regione della Repubblica Serbia Sempre dove abitavano due uh, milioni di albanesi. Perché sotto c'è Albania, albanesi sono musulmani, serbi sono ortodossi, e quando Tito è morto. Perché Jugoslavia diciamo, aveva sei repubbliche, Serbia faceva parte della Jugoslavia come Medjugorje. Medjugorje si trovava in Bosnia e Herzegovina, però le repubbliche non avevano le frontiere. Allora, la Repubblica Federativa, diciamo. Certo, Tito è, questo è importante capire. Quando Tito è morto, allora quando questi albanesi volevano proclamare la sua autonomia, i serbi non hanno voluto perdere il suo territorio e sono andati giù e sono stati tanti morti. E le prime vittime erano bambini. Per questo, quando i nostri sei bambini, sei ragazzini, hanno detto che hanno visto la Madonna sul monte, ma noi bambini queste cose non conoscevamo molto, la politica non ci interessava. Mi ricordo erano solo due canali, un cartone animato, sette e un quarto. Allora noi si guardava, questo cartone animato, dopo si va fuori a giocare. Forse non, non arrivavano neanche le, le informazioni di tutto quello che succedeva là. Ma sì, però a noi bambini non interessava, però adulti alle sette e mezzo volevano guardare queste cose perché si tratta della politica, la vita. E loro conoscevano queste cose. E avevano paura che qui si tratta di uno scherzo dei comunisti che una cosa del genere potrebbe succedere anche qui. Perché tu non sai chi è dietro quella donna sul monte che loro dicono che era la Madonna, perché la donna non è apparsa sulla strada, è apparsa sopra. Dic per diciamo questo... che subito questa sì, cosa sì. era vista con un, un, una ottica della politica. Certo, certo. Subito hanno cominciato certo. a guardare come una, sì, sì. una trappola. Sì. Noi, come trappola dei comunisti, e comunisti guardavano come una trappola dei cattolici diciamo. Sì, sì. Ognuno guardava in, di, sì, diversa sì, e in mezzo sì. si trovavano loro, sì, i sì, ragazzi. Sì, sì. E voi ragazzi coetanei che sì. diciamo non avete avuto questa grazia pure con grande responsabilità però stavate vicino anche loro. Sì comunque io posso dire avendo 15 anni essere alla sua età ero gelosa. Invidiosa ah. eh sì, non perché era la vedono questa. loro, non la vedo io. Ero arrabbiata con Gesù, con la Madonna perché loro sono più bravi di me. Perché noi si guardava eh, diciamo, la gelosia di quella età, loro sono famosi. Eh sì. Tu no: i primi pellegrini hanno cominciato a portare regalini a loro, nessuno a me. I ragazzini <ride> corrono dietro di loro, nessuno dietro di me. Però dopo con tempo ho capito che essere un veggente è un dono grande di Dio per una grande responsabilità di fronte a Dio, tutta la Chiesa Cattolica, tutta l'umanità, poi di fronte a tutti i pellegrini che sono venuti tutti questi anni e ogni volta quando vedo tanti pellegrini, in questi giorni proprio sono tanti, dico una cosa a me, che Dio non avrebbe mai permesso di ingannare così tante persone tutti questi anni. Nostro Dio non avrebbe mai permesso di ingannare così tanti ammalati, tante persone che vengono qui con i problemi con le croci, e credo che siamo tutti con i problemi con le croci, nessuno eh. viene qui in vacanze. Ma dei dai, dai frutti si riconosce albero, dice. Ma certo, così. questo Quindi è più importante. Tutti questi anni sì, sì. i frutti sono sì, ormai sì, in ultimi sì, periodi. Sì. Eh. Sì. Adesso sono più matura e capisco molto meglio tutto quello che sta succedendo. Ecco, torniamo a questo argomento dei primi pellegrini che venivano qua uh -huh, a Medjugorje. Uh -huh. Lei si ricorda sicuramente anche queste persone. Sì. I uh, primi pellegrini penso che arrivavano da, da, da paesi più vicini, no? Ma certo, comunque per me Medjugorje non è solo la parrocchia Medjugorje, sono i paesi che attorno, diciamo che più o meno vivevano stessa fede, diciamo, non è che la parrocchia di Medjugorje era diversa dalle altre, uh, venivano pellegrini dai paesi attorno, di solito si veniva a piedi, poi dopo nel hanno cominciato. È il numero della parola, Pellegrino. Sì, sì, pellegrino, sì, sì. Uh, poi venivano pellegrini dalla Croazia, dalla Dalmazia, diciamo Spalato, Sibenico, quella zona Dubrovnik. E dopo hanno cominciato a venire pellegrini del nord Croazia, Slavonia, una zona che si diciamo vicino alla frontiera con la Ungheria, e poi Zagabria. E poi venivano tanti pellegrini dalla Slovenia, loro venivano in treno fino a Mostar. Però quando venivano fino a Mostar non si trovavano neanche abbastanza i pullman per portarli a Mediogorje. Però venivano proprio tantissimi, una volta mi ricordo 800 che sono venuti in un giorno dalla Slovenia. C'era qualcuno già da, dall'81 che, che veniva da, da, da fuori, vero? Ah sì sì, certo, certo, sì, sì, venivano, non era facile perché era comunismo, però ce, ce n'erano le persone che venivano anche dall'Austria dall'Italia, diciamo, però più gruppi hanno cominciato a venire negli anni 83-84, io mi ricordo i primi italiani che io ho conosciuto erano nell'anno 83-84, una famiglia eh, di Vimercate vicino Milano, ecco comunque allora, a quella primi, zona. i primi pellegrini che venivano sì. a Medjugorje trovavano sicuramente una difficoltà nel senso della barriera linguistica, sì, sì. La, la gente era semplice contadina sì, che, sì. che viveva qua, sì. uh, ma era strano per voi vedere, vedere le persone che parlavano diversa lingua? Eh, per me non tanto ecco. perché io uh, mi sono iscritta alla scuola superiore uh, delle lingue a Mostar. Ma Ho prima fatto, già? Prima due giorni Vedi io mi po'. sono iscritta. Anche per te la Madonna sì, preparava sì, la strada. Sì, comunque io uh, studiavo molto bene e io volevo studiare le lingue e mia mamma eh, non è che tanto era contenta perché era la scuola a Citlu, paese più vicino, però qui non c'era questa scuola delle lingue. Io già a Medjugorje ho studiato tedesco e l'altra lingua doveva essere inglese, allora io mi sono iscritta nella scuola superiore delle lingue due giorni prima dell'apparizione, 22 di giugno e mi ricordo bene perché noi ragaz ragazzine si cambiavano i vestiti, diciamo eh, perché anche nostro papà lavorava in Germania e mi ricordo che Miriana mi aveva presta prestato un suo vestito, diciamo come una tuta celeste sì. eh, perché io andavo in città. E io quando sono tornata l'avevo lavato, l'ho dato indietro e proprio quel vestito lei aveva quando ha visto la Madonna. Per questo mi e ricordo bello. bene. Allora quello che volevo dire, allora io mi sono iscritta nella scuola superiore e studiavo quattro anni e quando i primi pellegrini hanno cominciato a venire io ero l'unica lì nel villaggio. Che potevo tradurre, hai capito? Diciamo, questo è l'inizio delle sì, guide? Sì, delle guide, diciamo. Io non vedevo l'ora, eh, solo Mirjana parlava inglese, però lei abitava a Sarajevo e io, eh, tornando da Mostar a scuola, non vedevo l'orario di andare sui gradini dove parlava Vizca, Maria. Eh, per, Ivan, per tradurre, hai capito? E io ero felice, non vedevo l'ora di andare, allora per questo io capivo, io parlavo inglese di più e dopo ho, ho imparato italiano, io, italiano, io non l'ho studiato, ho imparato con i pellegrini. Allora così ho cominciato anche a capire italiano, per questo ero l'unica in paese che parlavo le lingue in quella zona. E così tutti quelli che avevano bisogno venivano da me, traducevo anche i frati, mi hanno chiesto di fare la tra traduzione. Io mi ricordo quando è venuto anche Don Stefano Gobi, oh. eh, allora lui è venuto nella stanza di Vizca dove lei aveva le apparizioni, ha cioè celebrato la messa, io ho fatto la traduzione. E potete immaginare, avevo forse eh, 20 anni che facevo questo. forte, quindi voi eh, le prime guide... Uh, vi occupavate certo di, di, delle traduzioni perché era importante, la uh -huh. gente ormai um, i primi pellegrini, pellegrini avevano bisogno di, di, di capire tante cose, però era anche, anche dal, dal punto di, di vista organizzativo, perché l'infrastruttura certo. non esisteva. Sì, sì. Ora al Megor abbiamo anche alberghi abbiamo sì, sì, avevano tutto. bisogno di alloggio. Di alloggio. Certo. Ecco, ho sentito che vi occupavate voi per diciamo distribuire, si certo, può dire così, certo, certo. le persone ne, nelle sì, varie sì. case private, sì, sì, perché sì. alberghi non esistevano, sì, sì, viene sì. un gruppetto di 20 sì, persone, sì. devono stare in 3-4 case, sì. quindi com'era quel periodo? Oh, non era tanto facile, <ride> perché oggi abbiamo cellulari, allora la gente chiama, sei anche in ritardo, sai più o meno dove si trovano però eh, tante volte si aspettava cinque, sei ore, dieci ore, eh, loro chiamano e dopo come ti possono chiamare eh, che non, non vengono per tempo? Allora tutta la notte li aspetti e dopo come la gente aveva solo le case con due, tre stanze, diciamo, di solito magari se veniva un pullman in dieci case. Dormi, eh sì, dormi... Dormi... Certo, ma, ma, dormivano. Capitava che la stessa famiglia Forse divisa in due, sì, due sì, diverse sì, case Sì, sì come, no, come no E poi in una stanza Magari 4-5 persone dormivano Anche per terra Però la gente era contenta di essere a Medjugorje Perché alcuni pellegrini Dormivano negli alberghi sulla costa Diciamo Makarska, Stalato, Dove, già, dove già erano gli alberghi Perché nella nostra vicinanza Erano solo un albergo In una cittadina Uno a Ubuschi, uno a a Shirok Ibri e Guno a Chitluc, però sempre, occupati. sempre occupati. Allora tanti dormivano negli alberghi sulla costa e venivano a Meggiugorie, però ci, vo ci volevano tre ore: la gente voleva stare a Meggiugorie e non importa diciamo, se non c'erano i bagni diciamo, nelle stanze, la gente voleva essere sul luogo diciamo, dove credevano che la Madonna appariva. E loro di solito se dormivano nelle nostre case noi si dava le stanze nostre noi si dormiva tutti per terra in cucina e di solito ci mettevamo d'accordo a che ora loro si alzano a che ora vogliono fare la, la colazione, colazione e noi ci alziamo prima che loro arrivano nelle loro sapevano eh, che noi si dormiva per la terra e li dispiaceva e noi non si faceva neanche pagare questo. E di solito loro pregavano con noi rosario e tutte le preghiere e dopo facevano la colazione. Noi si dava il nostro latte, uova, uh, marmellata, carne, quello che si aveva, verdura. E loro ci portavano uh, italiani per esempio la pasta, marmellata, diciamo, biscotti, uh, diciamo, tante altre cose cose, cioccolato. Molte cose diciamo. che non, non si trovavano neanche da comprare da loro. Certo, certo, mi ricordo quando gli italiani per Natale ci portavano panettone, eh sì. era un bel regalo, mamma di solito lo nascondeva per regalare a qualcuno, però noi dopo abbiamo... Era un deciso... ospite speciale se certo, viene a casa... dopo noi abbiamo deciso <ride> di subito aprirlo, così lo mangiamo, <ride> ecco, e ora anche oggi un bel regalo, però sono quei ricordi belli. Questo, questo periodo secondo me era anche bello perché si, si condivideva tanto con, con questi primi pellegrini, secondo me sono nate molte amicizie che durano ancora oggi. Eh sì, proprio questo. Io eh, la prima volta quando sono andata in Italia proprio sono andata da questa famiglia, sono le persone molto, molto semplici diciamo e allora sono andata da loro, c'erano anche le famiglie che mi invitavano tante altre, però io ci tenevo proprio questa famiglia nebel si chiama dimmi mercate, sono andata da loro proprio queste amicizia ci sono ancora. Ecco. Draga, si può dire che ogni pellegrino, ogni persona che è venuta a Medjugorje è chiamata dalla Gospa. Ma sì, questo sì, perché io sono la guida tanti anni, però uh, io So che non tutti i pellegrini che vengono a Medjugorje credono nell'apparizione, non tutti quelli che vanno a Lourdes credono a Lourdes, però tutti vengono per un motivo. Però la grazia può arrivare prima a quelli che non credono che a quelli che credono. L'importante è che Dio ci chiama in certi posti. E adesso vi racconto una storia vera che è successa a un signore ebreo eh, sul Monte della Croce. Allora, lui abita a Londra ancora vivo, si chiama Bernard. Allora sua moglie irlandese, cattolica, negli anni 84-85 loro hanno saputo delle apparizioni della Madonna e sono venuti a Međugorje è stata un'apparizione sul Monte della Croce alle 11 di sera. C'era questo gruppo di preghiera di Ivan. Maria, però, mi ricordo c'era Maria in quel periodo. Ivan, forse, è andato a fare militare perché lui ha fatto militare a Ljubljana in Slovenia. Era obbligo di. di sì, di sì, sì, sì. Durante il comunismo eh, tutti i ragazzi che avevano 18 anni erano obbligati medico. a fare. Iacov non ha fatto perché lui era. Questa piccolo, età. Che... Sì, sì, perché dopo il comunismo è crollato, diciamo. Allora questa signora racconta, allora era agosto, estate cielo pieno delle stelle e lui dice prima delle 11 Maria dice adesso noi ci mettiamo tutti inginocchiati viene la Madonna e lui dice dentro di sé io un ebreo non mi inginocchio davanti alla croce e lui è rimasto da solo in piedi, piedi. e lui è senza capelli in un certo momento lui dice silenzio probabilmente è l'apparizione lui dice in un certo momento io sento le gocce sulla mia testa ma do, do, dove arrivano eh. queste gocce? Non piove. E lui non ha detto nulla e quando l'apparizione è finita, Maria ha detto, la Madonna è venuta, ci ha benedetto tutti, ha dato messaggio, però Maria dice, ma in un certo momento ho visto le lacrime che sono cadute dagli occhi della Madonna. E lui ha capito che queste lacrime erano perché lui era l'unico che non si è inginocchiato, dopo si è convertito e è venuto tante volte a Međugorje. Allora Dio ha chiamato lui. Così conosco tante queste storie diciamo che la gente anche adesso per esempio c'è tanta gente eh, però tanti vengono qui perché come c'è la guerra in Israele allora tante eh, agenzie mandano i pellegrini a Medjugorje, Lourdes, Fatima allora per questo vi dico eh, vogliono accontentarli e vengono qui però la gente quando viene qui Vede, io mi ricordo avevo quest'estate un gruppo filippini, uh, no no, Sri Lanka, erano anche sì. filippini che vivono in Italia, Sri Lanka. Mi chiama un capogruppo che vengono per la festa dell'assunta a Medjugorje, vengono pomeriggio e rimangono il giorno dopo. E io ho detto, cosa volete che facciamo? E lui dice, vedere posti belli. Ho come detto, turisti. Come turisti. Ho detto, perché venite a Medjugorje? <ride> E lui dice «Quali sono posti belli?» Ho detto «C'è Mostar, sono le cascate». E lui dice «Va bene, andiamo lì». Ho detto «Ma io non vi porto il giorno dell'assunta fuori di Medjugorje, andiamo un altro giorno, va bene». E loro quando sono arrivati qui erano metà buddisti, metà cattolici. Quando alla sera hanno visto quante persone c'erano, domani dovevamo andare a Mostar, io arrivo alle sette e mezzo, Comunque, mi ricordo che quel pomeriggio con 40 gradi io li avevo accompagnati sulla collina. È, È un caldo da morire perché alla sera va bene, di solito andiamo al mattino, però come loro sono arrivati verso le 2 c'era la dogana, tanta gente. Però ci tenevo che vanno per la messa, loro dicevano certo. che non mi interessa la messa, io ho detto dovete andare a messa. Per noi è più importante. Certo, però io ho detto io vi accompagno, loro erano tutti contenti, alla sera quando hanno visto quante persone ci sono, loro volevano andare alle sette e mezzo a Mostar, io arrivo e loro mi dicono noi andiamo sul Monte della Croce, ho detto benissimo. Andiamo, anche io a me piace più andare sul Monte della Croce che fare Mostar, comunque nessun problema, però voi siete venuti per Medjugorje e siamo partiti alle 8 già fa caldo, però loro erano contenti, anche buddisti pregavano via crucis, leggevano sì. e c'erano i ragazzi che mi hanno chiesto cosa significa la via crucis. Che non, non conoscevano sapevano, neanche dal punto di vista culturale, però volevano leggere, però quando loro hanno, sono venuti a Mezzogiorno, quando hanno visto quelle persone, hanno capito che qualcosa sta succedendo, allora Dio ha chiamato loro. Forte. Sì, sì. Tutti i pellegrini sono stati chiamati dalla Gospa. Uh, partendo da questi primi anni, uh, partendo uh, da questo, diciamo, quasi me metà del secolo, qua da, da quando sono iniziate le apparizioni, uh, sono venuti migliaia di persone. Basta guardare le pietre uh, sulla collina o sulla montagna, che sono già diventate lisce quante persone sono passate là. Il nostro team questi giorni è stato a Mezzugorje, siamo sempre qua in giro e abbiamo intervistato un po' delle, dei pellegrini e abbiamo visto che ci sono da ogni parte del mondo. Vedete un po' cosa dicono loro. una divina presenza a Mejigore che tira la gente da tutto il mondo a venire non è una cosa normale non è una cosa di tutti i giorni ovviamente non è una cosa naturale quindi tira la gente dappertutto la gente che desidera incontrare il Signore la gente che viene torna diversamente sì, le cose belle di Mejigore è che porta frutto o frutti la conversione l'intimità al Signore, magari uno può capire che Dio c'è, che nel cuore dei giovani di oggi è difficile credere che Dio c'è, ma l'esperienza in cuore veramente mi fa capire che ho bisogno di cambiare la vita, ho bisogno di, di avvicinarmi al Signore. Io quando vengo qua a Mezzugorje dimentico tutto quello che c'è a casa, problemi, preoccupazioni, anzi non è che le dimentico, le do. Fido alle mani della Madonna e dico: Pensaci tu, Maria, perché io, con la mia condizione umana, arrivo fino a un certo punto. E quindi so che se le lascio a te, sicuramente tutte le ansie, le paure, le angosce spariscono. Ed è così. Con Maria, con Gesù, tutto quello che a noi umanamente sembra difficile, impossibile, irrecuperabile, invece si affronta bene. Tu se vedi che hai una giornata pesante al lavoro, ti nascondi un attimo in un luogo, dici un Ave Maria e per effetto de, insomma, per la mamma che ci ascolta la giornata rimane difficile, ma comunque tu sei in condizione di, di affrontarla bene. Io mi chiamo Marilyn Perez Rodriguez, vengo da Cuba, sono venuta a chiederle qua alla Madonna che, la, che venga la pace a questo mondo. Che ci vogliamo bene tutti perché è quello che vuole Gesù. Lui ha detto amatevi gli uni agli altri come io ho, vi ho amato, ci dobbiamo amare tutti, musulmani, tutte quelle persone del mondo. È quello che vuole, che ci vogliamo bene, che ci aiutiamo, che viviamo nella pace, nella concordia. È quello che vuole Dio. Non vuole, no, perché tu sei qua, io ho ragione, io... no, vuole che ci vogliamo bene tutti, basta. È quello che vuole il Signore. È, è regina della pace e io lo credo nel cuore, che è lei la regina della pace. E pensavo proprio, venivo proprio a farle questa domanda a lei perché penso che è lei è la unica che può mettere pace a questo mondo. È la unica. Questa è la seconda volta che vengo a Meggiugori e sono venuto nel 2019 con mia moglie perché avevamo il forte desiderio di un secondo figlio. E eravamo già contenti, felici, facevamo un cammino di fede, e siamo credenti, però. Era un po' di, un po di tempo, che un, un paio d'anni, che provavamo ad avere figli e eh, non arrivava. e Allora abbiamo fatto questo pellegrinaggio, nato un po' per caso, ma non è caso, perché Maria chiama, ci ha chiamati. E siamo venuti qui con mia moglie. Fatto, siamo saliti su Podbrodo e abbiamo portato i nostri pesi, le nostre fragilità, ma anche questo grande desiderio di avere un secondo figlio o figlia. Ebbene, dopo pochi mesi mia moglie è stata incinta, del secondo figlio, Riccardo, e dopo pochissimi altri mesi, poi, dopo 16 mesi, è arrivata anche la terza. Una cosa c'è dentro di me? Pace, gioia, senta. Grazie a Dio che ho avuto questa esperienza. Una cosa proprio personale: se non capisci, non capisci. I figli di mondo non capiranno. Uno che è pieno di dubbio non capirà. Capisci? Quindi ringrazio il signore che mi ha dato l'opportunità di venire di nuovo dopo 6-5 anni. Amici, abbiamo visto i nostri cari pellegrini da, da, da ogni parte del mondo e veramente una cosa. Anzi, ultimo periodo, posso dire liberamente che non esiste un popolo che è pre predominante. Uh, veramente da ogni continente, da ogni parte del mondo, uh, quando sali sulla collina senti pregare in tutte le lingue, praticamente da, da, da arabo, non so, cinese, uh, inglese, italiano, croato, tutte le lingue, eh, però si prega. Uh, la esperienza di lei, di vari pellegrini? Ecco, comunque solo nell'ultimo mese io avevo gruppi di Portogallo, Brasile, Africa. Sudafrica, irlandesi, inglesi, uh, Canada, però indiani, Canada. Indiani nativi, proprio. Sì, sì, nativi, sì, si, si, si Adesso uh, questo gruppo oggi sono stata sulla collina, gruppo di Londra, però origine di India, di India, uh, comunque da tutto il mondo, italiani, americani. Domani ho un capogruppo che non è venuto già da 30 anni, di un'agenzia. E viene domani, ecco proprio, faccio la guida solo a loro due perché vogliono di nuovo venire a Međugorje. Ecco, comunque da tutto il mondo veramente viene la gente, più non parliamo dei polacchi, slovacchi, sono, eh, diciamo, sono più vicini, però sono tanti. anche di Ucraina, anche se c'è la guerra lì viene tanta gente di Ucraina. Forse anche di più, perché vogliono pregare sì, certo, per la pace, è certo, l'ultimo certo, periodo. Certo, certo, Corea. Uh, comunque ho visto forse di Singapore, c'era una mia amica, ho visto Singapore, Filippini, comunque la gente è dappertutto. Da mio fratello, qualche giorno fa, gruppo di Taiwan. Mm. Di Taiwan, sì, sì. Uh, che bello vedere, sì. veramente così tante culture diverse, certo, certo. unite intorno, come uh, diceva, mi sembra che arcivescovo coser mm -hmm. ha detto per Megoria: è un luogo cristocentrico. centrico. Certo. La Madonna vuole. Portare tutti verso sì, suo verso figlio. suo figlio, Gesù. sì. sì. Uh, Neil Obstatt, adesso questa novità me giugurie, mm -hmm. uh, noi tutti abbiamo sentito questa cosa con gioia, mm ho -hmm. uh, visto che padre Marinco, il nostro ex parroco, proprio è pianto quando sì, ha sì, sentito sì. questa sì. notizia gioiosa. Mm -hmm. uh, cosa ne pensa lei? Se, se cambierà qualcosa in futuro uh, o che uh, pensa di quello? Comunque, comunisti volevano fermare Međugorje, non sono riusciti. Io mi ricordo c'era un incontro 11 di agosto 81, c'era anche mio fratello che dopo è finito in prigione due mesi, quando i comunisti cercavano di convincere che non c'è Dio, non c'è la vita dopo la morte, non c'è la Madonna. Infatti, magari eh, torno indietro un po', quando per esempio... Uh, la Madonna è apparsa il secondo giorno, allora era il primo incontro ragazzi con la Madonna. Allora uh, Ivanka Vegente, ha fatto la domanda dove è la mia madre, perché era appena morta due mesi prima e la Madonna ha detto tua madre sta con me. Se Ivanka, una ragazza di 15 anni, non era sicura che quella donna non viene dal cielo, perché avrebbe fatto una domanda di quel genere? E allora per me questo è uno dei primi messaggi, perché durante quel periodo c'era comunismo così forte, cercavano di convincere noi cattolici che non siamo moderni, che Dio non esiste, adesso viene la Madonna e dice tua mamma sta con me, c'è la vita dopo la morte, c'è la resurrezione. Allora non è per caso che un genitore di un veggente doveva morire prima per fare capire a noi che c'è la vita dopo la morte e dopo la Madonna ha promesso che lascerà un segno alla fine dell'apparizione che fa parte del terzo segreto e certo noi come uomini siamo curiosi tante volte abbiamo fatto la domanda quando verrà il segno e la Madonna ha detto non aspettare il segno inizia, convertitevi inizia il cammino prima che arrivi sì, sì, vivete i messaggi allora quel giorno, quell'undici Agosto, quando i comunisti cercavano di fermare Mezzugorje, eh, dicevano che non, Dio non esiste, si è alzato un signore che era molto rispettato, si chiamava Stefano, era diciamo come sindaco di Mezzugorje eh? e lui era molto rispettato anche dai comunisti, ha detto, ascoltatemi, se questo viene da Satana finisce presto, se questo viene da Dio nessuno lo fermerà, eh, le parole di Gamalile, diciamo. Međugorje va avanti cercano di fermarlo però nessuno può fermare l'unica volta quando Međugorje si è fermato era durante la guerra appena finita la guerra hanno cominciato a venire pellegrini mi ricordo da noi veniva un eh, prete di Ravenna Don Carlo e diceva veramente strano noi andiamo nel paese dove c'è la guerra a cercare la pace pregare sì, per la pace si cosa... si sì, sì, proprio ha detto eh. questo dopo l'altro periodo Međugorje si è fermato durante Covid come Lourdes, come tutti gli altri paesi, tanti santuari, però finito Covid la gente ha cominciato... Siamo fermati dal punto sì. di vista dei pellegrini certo, che erano arrivati. Certo, certo. Però... Erano fermati anche i turisti, diciamo, però due volte, però la gente appena si è liberato, finito, ha cominciato a venire. Però questo che adesso spiego, uh, credo che questo... Conferma quello che ha detto Vaticano, quel passaggio dal monte in chiesa. Bene. Allora, le apparizioni sono state sei giorni sulla collina, però subito reagisce il governo comunista perché i monti sono la proprietà del governo. Okay. Dopo sei giorni proibiscono i veggenti, dopo due mesi a tutta la gente, e per due anni è stato proibito andare. Su tutti i due monti c'era la guardia dei comunisti sotto. Padre Ioso, Paroco che era via i primi quattro giorni, lui era un parroco nuovo e non credeva subito alle apparizioni. C'era voleva... fuori quando tutto iniziava. Sì, sì, lui era in Croazia per un tiro spirituale, allora lui torna il quarto giorno ha saputo delle apparizioni però lui è scettico. Lui eh, aveva già i problemi con i comunisti nella parrocchia prima e Padre Ioso eh, settimo giorno, allora non crede alle apparizioni, non vuole neanche andare sul monte. Infatti io non potevo neanche immaginare Padre Ioso che corre, <ride> diciamo, come noi, diciamo. Allora Padre Ioso settimo giorno invita i veggenti al mattino in canonica e gli fa questa proposta. Di venire solo loro sei in chiesa alle sei di sera a pregare. Perché alle sei di sera? Perché più o meno l'orario in cui loro dicono che vedono la Madonna. Perché lui era convinto: se i a quell'orario sono in chiesa, la gente pomeriggio andrà sul monte di Sicuro perché si poteva andare fino a metà agosto, quando scendono dal monte a piedi attraverso i campi. Per uscire da Gorie dovevano passare la chiesa, per forza non c'era l'altra strada. Sapendo che i veggenti sono in chiesa, entra la gente per la curiosità, lui comincia con le preghiere e può controllare tutti. E Ivan ha detto, ma sì, una bella idea, però io questa domanda vorrei fare... Lui stasera. aveva pianificato, Madonna. però lei certo. senza la... Eh, perché loro rispettano il parroco, però i vedenti hanno paura se si spostano dal monte, se vengono in chiesa che non avranno più le apparizioni, perché loro erano convinti che le apparizioni sono legate solo alla collina diciamo. E Padre, oso tutto tranquillo, non aveva fretta, ha detto, va bene, tu stasera fai questa domanda, Ivanka l'aveva fatta, la Madonna ha detto di sì, così da due giorni dopo sono cominciate queste bellissime funzioni in chiesa di sera, che dall'anno 81 fino adesso tutte le sere nella chiesa di San Giacomo durano tre ore, anche quattro, quando sono giorni dell'adorazione. Dobbiamo capire che questo è più importante che si offre ai pellegrini non televisore in camera, non internet in camera oppure pesce costoso di venerdì non niente. se Medjugorje fossero solo le apparizioni sul monte sarebbe più la curiosità di tutti noi e di tutti i pellegrini se i frati non avevano iniziato la preghiera del Rosario e la confessione Santa Messa sono sicura che Medjugorje non sarebbe durato così lungo anche il Vaticano avrebbe già reagito in modo diverso e la Madonna ha detto all'inizio ai veggenti, se dovreste scegliere tra vedere me, andare a messa? Santa Messa, andate a Santa Messa. Padre Oso usava dire spesso, i comunisti davvero ci hanno fatto favore, chiudere i monti per due anni <ride> e così la gente, ha cominciato, hanno la gente in chiesa, sì, sì, ha cominciato a pregare più in chiesa, pregare più in chiesa, pregare più nelle famiglie, questo è vero. Credetemi, quando noi si andava con i veggenti sulla collina i primi giorni, si pregava poco. Più si guardava la sua reazione, in cielo se si vede qualche segno, sole se gira. Tutti ammalati volevano morire. Diciamo, guarire. questa è la superficie. Certo, poi anziani non volevano morire, eravamo tutti come pecore senza pastore, ci voleva una mano forte. Prima era parroco padre dopo gli altri frati, hanno continuato di essere alla disposizione dei pellegrini fino adesso. E poi, come venivano tanti pellegrini, hanno cominciato a venire tanti sacerdoti dalle parrocchie vicine aiutare i frati di Mezzugore a confessare. È la cosa Oggi Mezzugore si chiama confessionale più grande del mondo. Io sono stata a Fatima uh, in aprile, 20 di aprile, con padre Danco, un sacerdote che era a Mezzugore a sei anni, adesso lui è paroca a Mostar, e eravamo invitati da... Un prete erano 2000 persone nella sala di Paolo VI l'anno scorso eh, lì erano padre Marinco pare, Paroco e Donaldo Cavalli, visitatore apostolico. Allora quello che abbiamo constatato padre Danco e io problema di Fatima confessionali sono sotto terra. A me si vedono, anche se eh, vedono turisti. Eh. Vengono tanti dalla costa per un giorno, vedono le file in tutte le lingue e dicono anch'io potrei confessarmi Visto davanti a allora sì, un prete che non conosce la mia vita, che non mi conosce. E questo succede a Međugorje, tanti si confessano dopo 10, 20, 30, anche 50 anni. Ecco, questo è importante. È sì. E poi dopo, per noi... Uh, noi si andava in chiesa prima delle apparizioni, si pregava, uh, si faceva digiuno certi giorni, però la Madonna vuole questo più serio. Diciamo, per noi è stata una crescita spirituale. Prima si pregava, io mi ricordo da giugno fino a settembre perché fa caldo. Tutte le mattine noi ci alzavamo verso le quattro per andare a raccogliere tabacco nei campi. Lavoro campi e non si lasciava mai la casa senza la preghiera. Certo, per noi bambini era più da piangere che a pregare, <ride> però si doveva pregare. Alle sette, quando si torna dai campi, si dice sette pater ave gloria, si leggeva il libricino della preghiera. A mezzogiorno. Quando sono nelle campane in chiesa. Angelus. Eh. Sì, sì. Guai, se un anziano ti vede camminare, deve dire Angelus. Alla sera, noi tutti dovevamo entrare alle nove. Se uno in casa per la preghiera. Se uno non entra in casa per la preghiera, rimaneva senza cena e così le mamme ci hanno tenute insieme. Una volta io ero sulla collina con un gruppo di italiano e domarco dice: Noi i nostri ragazzi diamo doppia cena, una alle sette, una a mezzanotte. E perché i poverini sono davanti ai computer, non pregano neanche. Noi dovevamo entrare alle nove, perché alle nove è già buio, tutti i peccati succedono durante buio. Allora io direi, prima delle apparizioni noi dovevamo pregare, adesso noi amiamo la preghiera, noi certo. non si vedeva allora, si finiscono tutti i lavori pomeriggio e andiamo a casa a cambiarsi, Tutte le sere siamo andati a Messa. Come un stile della vita sì. che la Madonna ha, ha, ha dato, diciamo, sì. e che i ragazzi hanno cominciato a seguire. Uh -huh. Cari amici, uh, con noi è stata Draga Vidovic, uh, era tra le prime, prima guida si può dire, a Medjugorje, ha, ha condiviso con noi la sua esperienza uh, con i primi pellegrini. A Medjugorje, alla parrocchia, di santo protettore della parrocchia a è San Giacomo. San Giacomo è protettore dei pellegrini. Cento anni prima delle prime apparizioni hanno scelto questo santo e si vede che proprio la Madonna ha voluto preparare questa parrocchia per l'arrivo di tantissimi pellegrini. Avete guardato la trasmissione chiamata dalla GOSPA? nostra trasmissione noi concludiamo con l'ultimo messaggio attuale della Madonna. Adesso lo ascoltiamo. Alla prossima puntata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2024 Cari figli, per amore verso di voi, Dio mi ha inviato in mezzo a voi per amarvi ed esortarvi alla preghiera e alla conversione, per la pace in voi, nelle vostre famiglie e nel mondo. Figlioli, non dimenticate che la vera pace viene soltanto attraverso la preghiera da Dio, che è la vostra pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.